Buonasera, buonasera a tutti da Assisi, siamo qui con questo sfondo meraviglioso della Basilica Superiore, sentiamo gli elicotteri, Papa Francesco sta salendo qui nella città del Poverello di Assisi per questa sua prima uscita da Roma dopo il lockdown. Il Papa arriverà qui per una visita senza fedeli, perché celebrerà la messa senza fedeli sulla tomba di San Francesco. Ci saranno solo una ventina di frati del Sacro Convento. E poi compirà un gesto dal grande valore simbolico. Firmerà la sua terza enciclica intitolata Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale sulla tomba di San Francesco. È la quarta volta, la quarta visita di Papa Francesco ad Assisi. Stamattina un fuori programma. Il Papa è partito presto da Roma, intorno alle 9, a bordo della sua auto, della sua utilitaria, ha raggiunto il monastero delle Clarisse di Spello, monastero di clausura. C'era già stato a sorpresa nel 2016 e è stato con le suore, ha pranzato con loro e ora ci sta raggiungendo qui ad Assisi. E noi, per seguire la messa del Papa e la firma dell'enciclica, siamo con anzitutto Monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto Norcia, nonché presidente della Conferenza Episcopale Umbra. Monsignor Boccardo, dunque ormai un legame forte del Papa con l'Umbria e con Assisi in particolare, d'altronde il nome che ha scelto è già significativo. Certamente il nome dice questo legame profondo e direi segreto che il Papa custodisce nei confronti di San Francesco. Il fatto che ritorni qui ci dice anche il suo affetto e la sua attenzione per la nostra regione, una regione che in questi anni sta affrontando anche momenti difficili. Pensiamo al terremoto e alle conseguenze che il terremoto ha generato, pensiamo alla difficoltà del lavoro e ultimamente in questi mesi anche a tutti i problemi nati dalla pandemia. La presenza del Papa diventa dunque un segno di affetto e direi di consolazione e sorgente di speranza. E con noi anche Don Filippo Di Giacomo, una presenza ormai abituale e consueta in queste dirette. Ecco, Don Filippo, dicevamo la terza enciclica di Papa Francesco, domani la festa di San Francesco, patrono d'Italia. Tra l'altro qui ci sarà la messa con l'accensione della lampada e la presenza del Premier Conte. E dunque, però, proprio il Papa ha voluto così dare un messaggio, già questo gesto, diciamo, dalla cattedra della pace, che è in qualche modo la tomba di San Francesco, come ha detto il custode del Sacro Convento, Padre Gambetti, è già di per sé un gesto ricco di significato. Beh, dal 1984 Giovanni Paolo II, che a Assisi sta recuperando questo straordinario segno che da quando San Francesco ha compiuto la sua vita proprio qui, praticamente, insomma, alla Porziuncola, morto, come diceva il Papa Onorio IV, che lo ha canonizzato come un'immagine di Cristo vivente qui sul crinale tra il primo e il secondo millennio. Il francescanesimo ritorna ad essere la sintassi di una fraternità che il francescanesimo ha sempre difeso e che Papa Francesco sta riportando come prassi di quel Vangelo sine glossa che San Francesco voleva fosse la regola di vita di ogni buon cristiano. E abbiamo visto infatti le immagini della tomba di San Francesco poco Sì, fa. il Vangelo senza commenti, il Vangelo senza chiacchiere intorno, il Vangelo letto, interiorizzato e vissuto, proprio così come Cristo e gli Apostoli hanno insegnato. In fondo questo è un gesto che probabilmente ci darà, per così dire, le categorie per decriptare questi 7 anni e mezzo, insomma, di pontificato di un Papa che, come Francesco che partiva dai lebbrosi, sta facendo ripartire la Chiesa dagli ultimi. Eh sì, è anche questa enciclica, di cui il testo sarà reso noto domani, servirà proprio anche ad aiutarci a scegliere, a capire qual è la strada un po' per far uscire il mondo da questa crisi prodotta dalla pandemia, quindi la fraternità un po' come terapia per guarire il mondo. E poi anche, come dicevi, ecco, leggere il Vangelo è l'invito che il Papa fa continuamente, dice quotidianamente, fare una lettura del Vangelo
cielo, proprio che in qualche modo entri piano piano dentro la vita di ciascuno. Dicevamo, terza enciclica di Papa Francesco. In questa scheda che abbiamo preparato, ecco, ripercorriamo questi che sono i documenti magisteriali tra i più importanti del pontificato. Chiedo alla regia di mandare in onda questa scheda. Sono tre le lettere encicliche di Papa Francesco, i documenti magisteriali più rilevanti e significativi dal punto di vista della dottrina. Oltre a Fratelli Tutti c'è l'enciclica Laudato Si, pubblicata 5 anni fa, e la Lumen Fidei del 2013, scritta a quattro mani con il Papa Emerito Benedetto XVI, che aveva rinunciato al pontificato mentre ne terminava la stesura. Primo caso nella storia di enciclica firmata da due papi. Il documento sulla fede andava a completare la trilogia sulle virtù teologali avviata da Ratzinger con le encicliche sulla carità e la speranza. Molto attesa quella sull'ambiente e la giustizia sociale, pubblicata 2 anni dopo da Bergoglio. A torto definita l'enciclica verde o ecologica, si tratta invece di un documento che affronta in maniera sistematica tutte le nuove sfide con cui la dottrina sociale della Chiesa oggi è chiamata a misurarsi. La salvaguardia dell'ambiente, scrive Francesco, non può essere separata dalla giustizia. È necessaria perciò una profonda conversione ecologica. L'incipit prende spunto dal Cantico delle Creature di San Francesco, così come per Fratelli Tutti si ispira alle ammonizioni del poverello di Assisi. Ecco, Monsignor Boccardo, la Laudato Si che invita a rispettare l'ambiente, ma inteso non solo come ambiente naturale, ma come ambiente sociale, e poi la difesa dell'ambiente non può mai essere separata dalla giustizia. Ecco, per lei che viene da appunto un territorio colpito dal terremoto, questo ha un significato particolare, è un appello particolare anche a una ricostruzione secondo determinati criteri. Certamente, io credo che il momento è venuto per iniziare e continuare in maniera decisa, determinata, tutta l'opera della ricostruzione. Ed è una ricostruzione che interpella tutti e impegna tutti. Voglio dire, non basta ricostruire i muri, bisogna innanzitutto ricostruire e consolidare il tessuto sociale, ritrovare la bellezza dello stare insieme, il rapporto con la natura. La ricostruzione dovrà tener conto anche di questo aspetto. La sicurezza antisismica richiede delle decisioni coraggiose per garantire alla gente di queste vallate una vita sicura e dignitosa. È dunque un impegno che si devono assumere tutti coloro che rivestono una qualche responsabilità, sia a livello locale che regionale che nazionale, per restituire alla gente segnata dalle conseguenze del terremoto una sicurezza che li aiuti a vivere bene in contatto con questa natura bellissima che l'Umbria ci offre, custodire le bellezze del creato e guardare avanti superando la paura, superando la trepidazione e ricominciando ancora una volta. Don Filippo, il rapporto tra francescani e benedettini? Beh sì, l'arcivescovo Boccardo è anche vescovo di Norcia e c'è un elogio di San Francesco scritto da un abate benedettino coevo. Veramente si riferiva a San Francesco nei suoi rapporti con il sultano, però diceva che San Francesco ci aveva insegnato che con i musulmani bisognava parlare di più e guerreggiare di meno. Ora adesso, in questo mondo che è diventato un villaggio globale, dove siamo tutti allo stesso tempo cittadini e stranieri quando ci troviamo da qualche parte, forse è proprio così questo segno profondo del magistero di Papa Francesco, che, come dice l'arcivescovo, oltre a pensare così a grandi progetti, bisogna pure che qualcuno prima o poi inizi a capire che tra di noi dobbiamo parlare di più e guerreggiare tra virgolette di meno. Ecco, intanto vedevamo le immagini sempre bellissime di Assisi, della Basilica Superiore, che è un patrimonio non solo di tutta la cristianità ma di tutta l'umanità, e poi all'interno ci sono i magnifici affreschi di Giotto, e tra questi proprio uno degli episodi della vita di San Francesco che in qualche modo ispira anche questa enciclica Fratelli Tutti che ha scritto il Papa, che è il dono del mantello. E dunque uno ancora una volta, dopo la Laudato Si, con Fratelli Tutti il Papa prende ispirazione da una delle ammonizioni di San Francesco, quindi da un testo francescano, e proprio lo stiamo vedendo, ecco il dono del mantello da parte di Francesco. Dunque, ecco,
diciamo, mentre il Papa probabilmente sta proprio arrivando, sta salendo qui ad Assisi. Monsignor Boccardo, ricordiamo anche questo episodio della vita di Francesco. Direi che Francesco in quel momento dà non il superfluo, ma l'unica cosa che gli è rimasta, il mantello per coprirsi, ad indicare che la carità, quella vera, ci conduce non a dare quello che non ci serve, ma a privarci di qualche cosa per aiutare il prossimo, la persona che è vicino, a ritrovare la sua dignità e la bellezza della vita quotidiana. È dunque un gesto provocatorio quello di Francesco. Il poco che gli era rimasto dopo essersi spogliato, conosciamo la storia, dopo essersi affidato alla paternità del vescovo Guido, il vescovo di Assisi del suo tempo, Francesco rinuncia ancora a quel poco che gli è rimasto, perché lui vede nell'altro, nel povero che gli è davanti, vede l'immagine di Gesù Cristo. Quello che avete fatto agli altri lo avete fatto a me, aveva detto Gesù nel Vangelo. Francesco lo mette in pratica. Ecco, e Don Filippo, la enciclica che il Papa firma questo pomeriggio anche si richiama a un documento molto importante, alla firma del quale abbiamo assistito ad Abu Dhabi con l'imam di Al-Azhar proprio l'anno scorso, il documento sulla fratellanza umana universale, che proprio apre a un dialogo tra le religioni, all'impegno delle religioni per la pace. Ma il segno che ci dà il francescanesimo, come ricordavamo prima la frase dell'abate benedettino, cioè Francesco è l'esempio tipico, il prototipo di una chiesa che abbandona le istituzioni ecclesiastiche, perché la vita religiosa esisteva già ben organizzata ai tempi di San Francesco, anche tra il Concilio Lateranense III e il Concilio Lateranense IV. Abbandona tutto ciò che era stato statuito e assicurato e rassicurato e dai monaci e dai canonici, e va fuori i conventi, cioè neanche di volere i conventi Francesco, va in mezzo alla gente, va cioè nell'incontro. Questa è, diciamo così, una glossa francescana che il Papa, che ha scelto il nome di Francesco, ci sta cercando di farci entrare bene in testa, di una chiesa che lui rivuole missionaria, cioè rivuole una chiesa che riesca ad abbandonare un sacco di certezze di tipo culturale, cioè firmare un patto con quelli che vengono presentati come i nostri antagonisti. È una scelta certamente spirituale, ma presuppone un cambiamento anche culturale, non lo devi più guardare nemico. D'altronde, se pensiamo a un fatto così, tanto per riportarci alle fonti francescane, a un fatto molto significativo del Vangelo, che è il buon samaritano. Lì è l'incontro tra due persone di razza e religione diverse che però si concretizza in un gesto di fratellanza. Ecco, Francesco è questo. Papa Francesco sta tentando di farci ridiventare così. Speriamo che questa volta riusciamo ad ascoltarlo. Beh, diciamo che poi noi siamo stati appunto testimoni di quella firma, l'abbiamo vista poco fa nelle immagini ad Abu Dhabi, già la scelta del luogo, gli Emirati Arabi Uniti e quindi la scelta di andare in quel luogo per fare questo gesto così significativo, per mandare questo messaggio. Il Papa riprende lo riprenderà nell'enciclica che conosceremo domani, ma non solo, perché già nelle catechesi del mercoledì delle udienze generali, ormai da diverse settimane, Papa Francesco torna sul tema della pandemia. Cioè la pandemia, dice il Papa, ha messo in luce quelle che sono anche le disuguaglianze, le malattie che sono già presenti nel mondo, e quindi non dobbiamo dire bisogna tornare alla normalità. Quale normalità, se era una normalità malata? Dobbiamo prendere spunto da questa crisi per costruire un mondo diverso, un mondo migliore. Monsignor Boccardo. Il Papa ce l'ha detto che il non trarre una lezione, un insegnamento da questa crisi sarebbe molto più grave della crisi stessa. Dire sarà tutto come prima non può funzionare, perché se noi non impariamo dal momento difficile che stiamo vivendo a riscoprire, a ritrovare l'essenzialità per la nostra vita quotidiana, la bellezza dei gesti dell'umanità,
dell'accoglienza, dell'ascolto reciproco, del perdono, della collaborazione. Il Papa ci ha detto il 27 di marzo, siamo tutti sulla stessa barca e dunque su questa barca non c'è distinzione, abbiamo tutti bisogno di arrivare al porto e dunque dobbiamo guardare avanti insieme. Se non impariamo questa solidarietà trasversale, se continuiamo a sottolineare le differenze piuttosto che le cose che ci uniscono, alla fine il nostro mondo sarà sempre più frammentato e diventerà un mondo triste dove l'ingiustizia trionfa, dove trionfa la disuguaglianza, la concorrenza, l'incomprensione reciproca. Sarebbe un grande fallimento per tutti. Ecco, intanto stiamo aspettando che il Papa arrivi qui al sacro convento, lui entrerà nel sacro convento e poi saluterà brevemente i frati e poi scenderà alla tomba di San Francesco, ma ha fatto un altro fuori programma, ci risulta, si è fermato al monastero, si è fermato a Santa Chiara, la chiesa di Santa Chiara, dalle suore di Santa Chiara, e ha fatto una piccola sosta lì. D'altronde, insomma, siamo ormai abituati a questi fuori programma di Papa Francesco. Però c'è anche un'altra figura, tra l'altro accanto alla chiesa di Santa Chiara c'è poi anche accanto poi all'episcopio c'è la tomba di Carlo Acutis, di questo giovane che sarà beatificato il prossimo 10 di ottobre. E Monsignor Boccardo ha seguito, come presidente della Conferenza Episcopale Umbra, particolarmente anche questo percorso. E noi abbiamo fatto anche delle immagini sulla tomba di Carlo Acutis, non so se la regia le può mandare in onda. Monsignor Boccardo, allora di che si tratta? Cos'è questa figura di questo giovane morto a 15 anni? È un ragazzo dei nostri tempi, è morto nel 2006 ed era un ragazzo normale, non straordinario. Noi pensiamo spesso che i santi sono delle personalità troppo lontane da noi e ci viene spontaneo dire va bene per lui, va bene per lei, ma per me questo non funziona. Invece Carlo era un ragazzino come tutti gli altri, appassionato delle cose belle, sapeva utilizzare internet e tramite il web riusciva a comunicare la sua gioia di cristiano, credente, la sua visione dell'esistenza e il suo messaggio rimane quello di una vita vissuta bene. Di una vita bella alla scuola di Gesù e nel servizio degli altri. Quando si è percorso il suo tragitto umano e spirituale è stata sottolineata la sua attenzione nei confronti dei poveri, dei bisognosi, dei sofferenti e lui attingeva tutto questo dal suo rapporto personale con il Signore, dalla adorazione dell'Eucaristia, dalla partecipazione quotidiana alla messa, dalla preghiera. Senza diventare con tutto questo un ragazzo straordinario, viveva come tutti i ragazzi della sua età, per questo credo che il suo messaggio rimane particolarmente attuale anche per il nostro tempo, che un nostro tempo che poi non è così lontano da quello che lui stesso ha vissuto. Bello ricordare quella sua espressione che mi pare la sintesi e quasi una provocazione. Tutti nasciamo come originali, molti muoiono come fotocopie. La bellezza dell'originalità di ciascuno di noi ci riporta ancora al messaggio di Papa Francesco, che è quello della fraternità. Finché non ci conosciamo, finché guardiamo l'altro come un concorrente, riusciremo mai a costruire qualche cosa. La differenza può essere una ricchezza. Ecco il fatto, non è necessario diventare fotocopie, anzi dobbiamo custodire l'originalità. Ecco, non so se intanto possiamo scendere con le immagini alla tomba di San Francesco sotto la basilica inferiore, dove appunto è atteso il Papa per la celebrazione della messa. Ci saranno una ventina di frati del Sacro Convento con il custode padre Gambetti. E tra l'altro, Monsignor Boccardo, appunto Acutis potrebbe diventare il patrono di internet, si dice, proprio per questa sua passione anche per il computer. Qualcuno l'ha detto, perché no? Perché no? Noi sappiamo come le giovani generazioni ormai vivono, qualche volta forse addirittura troppo, collegati con internet e grazie a internet con il resto del mondo. Il Papa ci ha ricordato più volte che questi strumenti possono essere buoni o possono essere cattivi, dipende da come si utilizzano. Perché non pensare che l'esempio di Carlo Acutis possa suggerire anche ai giovani e ai ragazzi di oggi un modo intelligente di servirsi di questi strumenti?
Certo, e tra l'altro io la interrompo un momento perché volevamo chiederle poi notizie su un fatto di cronaca purtroppo triste che è accaduto a Spoleto. Se aveva delle novità da darci sul furto delle reliquie di Giovanni Paolo II, che proprio con i giovani e per i giovani ha dato tanto, ha inventato, diciamo, ha proposto la giornata mondiale della gioventù. Quindi quando si parla di giovani si parla di Karol Wojtyła, e purtroppo voi avevate le reliquie a Spoleto e sono state trafugate. Che è successo? Com'è la situazione? Ci sono notizie? Purtroppo non abbiamo notizie attuali, sappiamo del furto che è avvenuto, che è stato un momento di grande sofferenza e di mancanza, direi, mancanza di rispetto nei confronti del popolo credente. Era una reliquia che ci aveva donato il cardinale Givisch, allora arcivescovo di Cracovia, che noi custodivamo in cattedrale in attesa di poterla portare nella nuova chiesa dedicata proprio a San Giovanni Paolo II, che sarà consacrata il prossimo 22 di ottobre, dunque fra qualche giorno. Una settimana fa questa reliquia è stata trafugata dalla cattedrale di Spoleto e a tutt'oggi non abbiamo notizie, se non il lavoro attento e diligente della Compagnia dei Carabinieri, che sta seguendo da vicino tutto l'evento. Speriamo che in un qualche modo, io ho chiesto a chi, alla persona o alle persone che hanno trafugato la reliquia, ho chiesto di restituirla nel modo che riterranno più opportuno, proprio perché la comunità della parrocchia che avrà questa nuova chiesa dedicata al Santo Pontefice si sente defraudata, privata da un tesoro prezioso. Beh, senza dubbio, tra l'altro c'è purtroppo un commercio fiorente di reliquie anche su internet, e quindi questi furti, ahimè, non sono, diciamo, accadono sempre più spesso. Speriamo che non sia per ragioni di commercio, sarebbe triste. Vediamo che intanto l'auto di Papa Francesco proprio in questo momento ha raggiunto la piazza davanti al convento dei frati di Assisi, qui alla Basilica Superiore, quindi si sta dirigendo e entrerà poi all'interno, la macchina coperta entrerà all'interno del cortile del convento, e poi, come dicevamo, il Papa scenderà per celebrare la messa sulla tomba. Ricordavamo, ecco, sta salutando, diciamo, certamente la gente è presente, è qui intorno, ne vediamo anche intorno a noi, assiepata come al solito per salutare, per esprimere il proprio affetto nei confronti del Papa, che però ha voluto questa visita anche proprio per le ragioni, ahimè, della pandemia e quindi ragioni di sicurezza, una visita, diciamo, quasi privata, o comunque una celebrazione e una cerimonia molto molto ristretta, senza la partecipazione dei fedeli, e questo a causa del Covid. Però il Papa ci teneva a fare questo gesto della firma di questa enciclica proprio in questo luogo. E dicevamo, Monsignor Boccardo, ricordiamo il 27 marzo, a cui oggi in qualche modo l'evento di oggi si collega idealmente, perché oggi il Papa ci indica una strada per il dopo la pandemia, quando finalmente ne saremo usciti. In quel momento, nel momento della drammaticità, diciamo, delle prime settimane, lui da solo in piazza San Pietro, che diceva appunto: siamo dentro una tempesta inaspettata, non possiamo che uscirne insieme. Ma penso che il Papa non è mai da solo. Voglio dire, il Papa porta con sé sempre la Chiesa Universale, sia il 27 marzo in piazza San Pietro, sia questo pomeriggio qua ad Assisi. Il Papa, anche se è fisicamente da solo nei gesti che compie, porta con sé, in quanto pastore della Chiesa Universale, tutto il popolo dei credenti, e direi in un qualche modo porta con sé l'umanità tutta intera, perché la parola del Papa, che è il riflesso della parola di Cristo, è una parola che illumina la mente e riscalda i cuori. Per cui quando il 27 di marzo appunto il Papa ci ha detto: siamo tutti sulla stessa barca, oggi ci dice come stare su questa barca, come fare in modo che questa barca possa giungere al porto indicato e possa, durante il tragitto, non essere sopraffatta dalla tempesta, dal vento, ma possa superare i momenti difficili, che non mancano, grazie all'impegno di tutti, fratelli tutti, appunto.
Sì, ricordiamo infatti quella cerimonia dove il Papa, in qualche modo come leader poi mondiale, ha rappresentato i sentimenti di tutti, anche direi dei non credenti. Ricordiamo, facevamo quella telecronaca proprio con anche Don Filippo Di Giacomo, le sirene e le campane che suonavano in quel pomeriggio di pioggia con una forza, diciamo, anche simbolica, e credo che ha dato speranza a tante persone. Insomma, anche nei giorni successivi io sentivo tanti che in qualche modo ripetevano come comunque quel gesto ha avuto un significato particolare un po' per tutti. Il Papa però è preoccupato anche dal punto di vista dell'economia, cioè della crisi proprio del lavoro, della crisi economica che questa pandemia ha creato, ahimè, non solo nel turismo, nell'industria, in tante realtà. E quindi oggi ci invita a farci carico anche di questo problema. Tra l'altro qui ad Assisi si doveva tenere in presenza un evento particolare che era The Economy of Francisco, con 2000 giovani economisti di tutto il mondo. Si terrà in maniera virtuale a novembre, però anche qui è il senso di fare una riflessione per un sistema nuovo e diverso. È stato bello notare la risposta corale che c'è stata dalle diverse regioni del mondo all'invito di Papa Francesco per un tempo di riflessione sulla economia e di programmazione e di progetto. I giovani economisti sono coloro che si apprestano a ricoprire una responsabilità particolare, mi sembra, per il bene dell'umanità. Allora, che cosa mettere alla base dell'economia? Come guardare all'uomo, alla società? Come sentirsi responsabili del bene di tutti? Come, lo diceva Giovanni Paolo II, interpretare quella ipoteca sociale che c'è nel mondo dell'economia nei confronti delle popolazioni più povere. Sono le grandi questioni che non si possono eludere e alle quali chi pensa di poter avere un ruolo di responsabilità deve necessariamente rispondere. L'avventura, per così dire, di Economy of Francesco ci potrà aiutare anche a guardare avanti con un'ottica diversa. Ecco, e sentiamo intanto il coro proprio nella Basilica di San Francesco, e siamo con le immagini nella tomba, il Papa ha vestito i paramenti e la messa sta per iniziare. Ecco, Don Filippo, se puoi spiegarci un po' ecco, questa messa di San Francesco che il Papa si appresta a celebrare. In realtà nella tradizione francescana oggi sarebbe, diciamo, la messa del ricordo del transito di San Francesco, però il Papa ha probabilmente anticipato la festa e celebra la messa prevista il 4 ottobre, che è la festa del patrono d'Italia. È una liturgia così ripresa sia dal Messale Romano sia dal Messale Serafico. Ed è come se oggi iniziasse già quella festa che poi durante tutte le prossime 36 ore troverà coinvolti in diversi segmenti della società, ma soprattutto in tantissime nostre comunità, non solo il ricordo ma anche la partecipazione a quel mistero di amore che Francesco d'Assisi ha consegnato dentro la cultura profonda del nostro paese, perché non dimentichiamolo, qualcuno ha definito San Francesco il più italiano tra i santi della Chiesa Cattolica, e credo che sia stato Gioberti che lo abbia detto, indovinando proprio esattamente proprio sul finire del XVIII secolo, il momento in cui la Chiesa forse era in crisi anche più di adesso, indovinando sostanzialmente quel tesoro prezioso che dentro il nostro DNA nazionale non solo ci fa celebrare l'esperienza di un uomo, ma ci riporta continuamente a una cultura che è una miriade di figli di San Francesco attraverso 8 secoli hanno consegnato a tutte le nostre popolazioni, perché non dimentichiamoci che il francescanesimo è un movimento di popolo, è un movimento che nasce dentro una cultura proprio così
umbra contadina, urbana, però si sviluppa attraverso tutte le nostre campagne una miriade di conventi e di presenze attraverso varie forme che hanno costruito tante tante forme di nostra socialità. Non dimentichiamo per esempio che San Francesco è l'inventore di quel terzo ordine, tra l'altro quel modo di partecipare al carisma di un ordine dove chi studia trova le radici più profonde di quello che oggi noi chiamiamo volontariato. Per cui se in Italia avviene questo straordinario miracolo per cui il 10% della popolazione, 6 milioni e più di persone, sono iscritti a movimenti di volontariato di ogni cultura, non solo di ambito confessionale ma anche laico, è perché qualcuno ha piantato nel nostro cuore tanti secoli fa un modo di partecipare alla storia diretto e soprattutto fraterno. Ecco, dicevamo Don Filippo che l'enciclica, il titolo dell'enciclica prende proprio spunto dalla sesta delle ammonizioni di San Francesco, e quindi un testo particolare anche per la tradizione francescana. Ma San Francesco ha scritto lettere praticamente a tutti, ai chierici, ai governanti, a chi amministrava la cosa pubblica, ha scritto questa bellissima lettera indirizzata a tutto l'ordine. Ora, ultimamente c'è stato qualcuno che ha interpretato in senso polemico l'incipit di questo testo che è a tutti i fratelli, omnes fratres omnes, però in realtà noi dimentichiamo che San Francesco appartiene a quei movimenti pauperistici che hanno abbracciato tutta l'Europa, per esempio con Robert d'Abrisseul in Francia, i Lollardi in Inghilterra, Valdo nelle valli piemontesi e Francesco, che non erano, tra virgolette, comunità religiose come le intendiamo ora, perché poi sono state normativizzate attraverso regole, regolamenti e diverse riforme. Erano veramente movimenti di popolo. Francesco, si dice in italiano camminare col cavallo di San Francesco. San Francesco che camminava a piedi, però predicava, era capace di predicare in tre paesi diversi nella stessa giornata. Cioè Francesco era una persona che camminava, dietro di lui c'erano certo quelli che seguivano il suo stesso modello di vita, però anche quelli che seguivano la sua predicazione, e c'erano maschi e donne. Quando parlava a tutto l'ordine, l'ordine è una parola che poi viene normativizzata più tardi nel Concilio Lateranense IV, quando vengono tutti obbligati ad accettare una regola cosiddetta approvata, ma l'ordine era quel riunirsi intorno a una persona e seguirne la predicazione e soprattutto l'esempio. Per cui anche la frase fratres omnes si rivolge a maschi e femmine, veramente trovare una differenza o pensare che sia solamente un invito rivolto solo a una parte dei battezzati non è diminutivo, anche perché se c'è qualcuno che non aveva quest'ottica in tutti i suoi scritti, in tutta la sua vita, è proprio Francesco d'Assisi. Ecco, abbiamo visto Papa Francesco è proprio entrato proprio si sta dirigendo verso l'altare che è proprio accanto, sopra la tomba di San Francesco. Quando le immagini ci mostrano il Papa, immaginatevi che proprio di fronte all'altare dove c'è la tomba di Francesco, c'è la tomba di Jacopa degli Sette Soli, che era la grande amica di Francesco, che Francesco chiamava frate Jacopa. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a tutti i fratelli che ho peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima
Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. O Dio, che nel Serefico Padre Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa un'immagine del Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio sulla via del Vangelo e di unirci a te in una in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vi regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni fortificò il Santuario. Ai suoi tempi fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio ampio come il mare. Premuroso di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città contro un assedio. Com'era stupendo quando si aggirava fra il popolo, quando usciva dal santuario dietro il velo, come un astro mattutino fra le nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come il sole sfolgorante, così egli rifulse nel Tempio di Dio. Parola di Dio. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Dalla lettera di San Paolo Apostolo di Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come se tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri
fastidi. Difatti, io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Francesco, povero e umile, entra ricco nel cielo, onorato con inni celesti. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero». Parola del Signore. Le letture che abbiamo ascoltato tracciano il ritratto di Francesco, povero e umile, piccolo di fronte ai sapienti, capace però di suscitare interesse, ammirazione e sequela nei suoi contemporanei e da 8 secoli nel mondo intero. C'è un bel passaggio tra i fioretti di San Francesco che racconta che uno dei suoi discepoli gli domanda: ma come mai tutto il mondo ti viene dietro? Tu non sei né ricco, né particolarmente intelligente e neanche bello. E come mai tutti ti seguono? E Francesco gli risponde: ma perché io sono il più piccolo, perché dietro di me il buon Dio non ha trovato nessun altro più povero, più semplice. La pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato ci riporta le parole di Gesù. C'è una sapienza che non si misura con il metro degli uomini, ma che si misura con il metro di Dio. E allora questi piccoli dei quali Gesù parla non sono certamente i piccoli a livello anagrafico o di statura, ma sono le persone semplici che sanno aprire il cuore all'opera di Dio e permettono a Dio di operare nella loro vita, così come ha fatto Francesco. Francesco che è diventato immagine viva di Gesù Salvatore. Abbiamo l'ha detto anche San Paolo nella seconda lettura: porto le stimmate di Gesù nel mio corpo. Cristo Signore,
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il vostro spirito. In alto i nostri cuori. Sono rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nel suo dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà alle vette della perfezione evangelica e lo hai infervorato nel serafico ardore per glorificarti con l'ineffabile giubilo del tuo spirito, in tutte le opere delle tue mani. E insignito dalle sacre stimate, lo hai adirato al mondo quale fidelissima immagine di Cristo crocifisso, nostro Signore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gioia del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che ci unissiamo le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare queste donne, di benedire queste offerte, questo santo e smacolato sacrificio. Noi ti lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga in unità e la governi su tutta la terra, come è in degno tuo servo e tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dai quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, anche se ti offrono questo sacrificio di lode, innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé, a loro cari, redenzione, sicurezza di vita e salute. Comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i Santi Apostoli e Martiri Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
accetta con benevolenza. O Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla nazione eterna e accoglici nella Grecia degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amantissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, disse grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del suo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla sua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue di Cristo, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto col segno della fede e dormono nel sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Francesco, Chiara,
Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Luce, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi, a metterci a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei, santifica sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. La munizione da cui Papa Francesco trarrà il titolo della sua enciclica, Tutti fratelli, San Francesco raccomanda una profonda adorazione al Santissimo Sacramento. E allora in questo momento, con le parole di una sua preghiera, facciamo nostro questo invito dicendo con San Francesco: Sommo, glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, e dammi fede retta, speranza certa e carità perfetta, senno e conoscenza, Signore, affinché adempia il tuo santo e verace comandamento. Amen. Gesù, Signore,
Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Signore faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Quasi le 16, l'ora del Vespro, quindi inizia già la giornata liturgica, la festa di San Francesco. Firmeremo l'enciclica che la porta sull'altare un signor Paolo Braida, che è l'incaricato delle traduzioni e anche dei discorsi del Papa nella prima sessione. E, lui sorveglia tutto e per questo ho voluto che lui stesse presente qui oggi e mi portasse l'enciclica. Anche con lui sono venuti due traduttori. Don Antonio, traduttore della lingua portoghese, ha tradotto dallo spagnolo al portoghese. E Don Cruz, che in spagnolo è un po' ha sorvegliato le altre traduzioni dell'originale spagnolo. Lo faccio come un segno di gratitudine a tutta la prima sezione della Segreteria di Stato che ha lavorato in questa stesura e traduzione. Ecco, abbiamo appena ricevuto, come dicevamo, la benedizione del Papa con le parole della famosa benedizione di San Francesco a Fratellia. È la benedizione francescana per eccellenza che ci giunge direttamente da Assisi proprio nel momento in cui il Papa sta firmando la sua enciclica, tutti i fratelli. Sì, Papa Francesco ha voluto una cerimonia molto semplice, senza, appunto, anche dal punto di vista liturgico, e ora senza nemmeno aver tolto i paramenti, direttamente ha portato i testi dell'enciclica sull'altare, così come era accaduto a Loreto quando ha firmato l'esortazione apostolica. Però è la prima volta dopo oltre 200 anni, e sentiamo l'applauso dei presenti, che un Papa firma un'enciclica fuori da Roma, enciclica che è uno tra i documenti più importanti del magistero di un Papa. Monsignor Boccardo. Le encicliche sono delle grandi lettere che i Papi indirizzano non soltanto ai credenti, ma agli uomini e alle donne di buona volontà. Mi pare significativo che proprio qui, sulla tomba di San Francesco, il Papa rilanci il messaggio che Francesco ha predicato durante la sua vita terrena, pace e bene. E il Papa ci ridice che siamo affidati gli uni agli altri, che vivere con gli altri è l'essenza della nostra vita.
Ed è bello che questo messaggio risuoni proprio da questo luogo particolarmente significativo come la tomba del santo della pace e della fraternità. Noi siamo tutti invitati a raccogliere questo insegnamento e questo invito e fare ciascuno la propria parte. Ora Papa Francesco lascerà la tomba di San Francesco, si sta recando in sacrestia, poi saluterà i frati del Sacro Convento e poi farà ritorno a Roma in auto. Ecco, Don Filippo, dicevamo appunto, al di là di quello che poi è il contenuto anche di questo importante documento che conosceremo nel dettaglio domani, è comunque già questo gesto molto significativo, è l'invito proprio a unirci nello spirito della fratellanza, dell'amicizia sociale per costruire un mondo migliore dopo la pandemia. Adesso non vorrei essere dissacrante, ma stavo pensando a quella canzone di Fossati: non dobbiamo fare come quelli che stavano alla stazione ma dormivano tutti. Cioè, ci passa la storia davanti, la stiamo vedendo. C'è questa spogliazione del pontificato romano che si presenta praticamente quasi a piedi nudi davanti alla tomba di San Francesco. È spoglia di ogni retorica, è spoglia di ogni manifestazione di potenza, è spoglia di ogni, diciamo, sovrastruttura culturale e presenta semplicemente sull'altare su cui è stato celebrato la messa, che così diventa veramente l'altare della pace, quell'inchiostro così messo su quell'altare, una proposta di fraternità scevra da ogni imposizione, scevra da ogni desiderio di dominio, semplicemente per empatia, simpatia o, come dice San Francesco nella sua anche ammonizione, per compassione. Ecco, camminare così semplicemente dietro questo Papa probabilmente costa proprio il doverci togliere anche noi i vestiti delle nostre pompe, delle nostre presunzioni, però in realtà quale alternativa abbiamo? Se il cristianesimo, la religione del Dio fatto carne, non trova il cammino per ritornare ad essere un elemento umanizzante dentro un'umanità che sta perdendo diverse direzioni, che addirittura viene postulata addirittura come realtà sorpassata, visto che qualcuno postula addirittura la realtà transumana, se non ritroviamo questo elemento umano e umanizzante, perché Cristo è venuto per salvarci? Ecco, Monsignor Boccardo, abbiamo parlato, lo accennava anche prima Don Filippo, qualcuno ha sollevato il problema che l'enciclica Fratelli Tutti non si rivolge anche alle sorelle, ma di fatto dovrebbe essere implicito. Direi che non si può rimproverare al Papa una mancanza di attenzione nei confronti del mondo femminile. Sappiamo come negli anni del suo pontificato più volte ha sottolineato la presenza e il ruolo preziosissimo delle donne nella Chiesa. È una citazione di un testo di Francesco, come tale la prendiamo, sapendo che Francesco voleva rivolgersi a tutti i credenti in quel momento. Certo, i destinatari immediati erano i suoi frati, dunque fratelli tutti, ma lui voleva mandare il suo messaggio a tutti i discepoli del Signore, raccomandando loro quello che già troviamo nel Vangelo. Francesco è diventato la grande eco del Vangelo nel suo tempo e anche nel nostro. Si parlava della spoliazione, ecco, qui anche, diciamo, i luoghi della spoliazione, il santuario della spoliazione di San Francesco, qualcosa che comunica ancora molto oggi, che siamo pieni di cose, che siamo così, ecco, pieni di consumismo. Direi che la pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo ci conduce necessariamente, a volte addirittura contro la nostra volontà, a riscoprire ciò che è essenziale per la nostra vita, per la nostra esistenza. Tante cose che ricordavamo e che pensavamo essere assolutamente importanti abbiamo visto che non sono necessarie. Dunque abbiamo ritrovato la parte più vera, il tesoro nascosto della nostra umanità e del nostro stare insieme. Sarebbe bello che riuscissimo a custodire questo tesoro e questo insegnamento e a viverlo anche dopo la pandemia.
Ecco, ci ha raggiunti col fiatone proprio qui Padre Enzo Fortunato, che proprio cura la comunicazione, i rapporti con la comunicazione per il Sacro Convento, e che fino a pochi minuti fa è stato insieme con alcuni altri frati accanto a Papa Francesco nel corso di questa celebrazione. Allora, che cosa ci riporta di questo momento con il Papa? Beh, intanto permettimi subito di dire che questo momento l'abbiamo sognato nei momenti del lockdown, l'abbiamo sognato per una parola all'Italia, al paese, al mondo, e soprattutto è la gioia di vedere una parola che arriva al cuore delle persone. Oggi sono un po' emozionato e la gioia è davvero grande, grande di tutta la famiglia francescana, perché quella parola, fratelli tutti, racchiude il cuore della spiritualità francescana. E il Papa che con questo gesto, insomma, l'ha voluto particolarmente rimarcare, insomma, penso adesso poi c'è anche un passaggio, insomma, con i frati del Sacro Convento. Adesso ci sarà un saluto. Sì, li sta salutando ad uno nel chiostro. Il custode, padre Mauro Gambetti, gli presenterà ogni frate. Ci sono 78 nazioni, quindi ecco perché Fratelli Tutti parla a tutte le nazioni del mondo. E poi ha voluto ricordare anche Santa Chiara, perché ha fatto una sosta a Santa Chiara prima di arrivare qui il Papa. Ci sono state due sorprese oggi, diciamolo, dalle Clarisse a Spello, dalle Clarisse qui a Santa Chiara, e io ho visto questi due momenti come una parola forte per il mondo. Non può non partire dal rapporto intimo, significativo con Gesù. E quindi la clausura è questo colloquio intenso con le sue. Ricordiamo Gesù, che poi il Papa, nell'anno che ha voluto dedicare alla vita consacrata, ha scritto anche una lettera proprio alle claustrali, e però ha voluto questo momento di Spello questa mattina con questo monastero a Valle Gloria, particolarmente privato, insomma, con le monache, ha pranzato, lo ha voluto come un momento privato. Anche qui c'è stato, è vero che semipubblico potremmo dire, perché persone sapevano che il Papa arrivava nella cripta di San Francesco per la prima volta, un Papa celebrato, ecco, sulla tomba. Immagino che Filippo Di Giacomo abbia ragguagliato su questo, insieme all'Arcivescovo Boccardo e al Presidente anche della nostra Conferenza Episcopale Umbra. Però credo che il segnale forte che arriva al Paese, al mondo, è che abbiamo bisogno di superare ciò che si frappone tra noi e gli altri, il pregiudizio a livello esistenziale e poi i muri. Don Filippo, siamo arrivati praticamente alla fine di questa diretta. Domani leggeremo l'enciclica. Ecco, qual è comunque, diciamo, la riflessione su questa giornata e su questa quarta visita di Papa Francesco qui ad Assisi? Beh, adesso, diciamo, abbiamo detto un sacco di cose. Resta il fatto che questa chiamiamola location, questo luogo, questa terra, questa chiesa, questa realtà dopo 8 secoli continua a parlare. Allora, visto che abbiamo il presidente dei Vescovi Umbri, che poi è colui che rappresenta il collegio dei Vescovi Umbri, che è in comunione con il Papa, magari diamo a lui la possibilità di dire una parola umbra a tutti coloro che festeggiano San Francesco. Raccoglierei il messaggio che abbiamo già ricordato: siamo tutti sulla stessa barca. Noi qui in Umbria viviamo a contatto diretto con San Francesco, lui ce lo ripete quest'oggi e il Papa ce lo ha riproposto. Ecco, io vi ringrazio, rivediamo adesso le immagini più belle di questo pomeriggio insieme, e restituisco la linea alla rete, al TG1. Grazie e arrivederci, buon pomeriggio.